Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Focus. Nel video di oggi parliamo di lei, Nikon ZF, una Nikon modernissima ma con un look un po' retro. Ciao ragazzi, avete capito? Oggi parliamo di lei, Nikon ZF, ma prima di iniziare volevamo ringraziare RCE Foto. Se non lo conoscete, è il più grosso negozio d'Italia di fotocamere e obiettivi usati. Ha veramente un assortimento incredibile, ha degli ottimi prezzi e con un ottimo servizio clienti e controllo di qualità dell'attrezzatura. Grazie a loro e grazie a Nital ci hanno permesso di ottenere questa macchina, questa appunto Nikon ZF con i 40mm f2, e provarla un po' per voi e dire cosa ne pensiamo di questa macchina. Di questa lente esiste anche la versione vintage abbinata al corpo, che gli dà un look un po' più hipster, ma in questo caso purtroppo abbiamo avuto la possibilità soltanto di provare questa, che è la versione diciamo più classica, con un design più simile alla Z6 e Z7. Prende infatti lo stesso sensore della Z6 e molte cose della Z6, ma prende il processore e l'autofocus della Z8. Quindi troviamo una macchina aggiornata rispetto alla Z6, ma con appunto questo look un po' vintage, un po' retro, con le ghiere sopra e la costruzione in metallo che ci ricorda un pochino le Fujifilm o appunto le Nikon F di una volta. Iniziamo come al solito a analizzare un po' i vari aspetti di questa fotocamera. Allora, è una macchina che pesa 710 grammi, è costruita veramente molto bene, i materiali sono ottimi, la percezione di qualità si sente appunto da questi materiali che non so se è ferro, ma sembra ferro e la fa percepire appunto con una qualità molto molto buona. Anche il mirino, che è di tipo circolare, è molto bello, è un ottimo mirino. E lo schermo, che può ruotare in tutte le direzioni come ormai siamo soliti vedere, diciamo, è un 3,2 pollici, quindi uno 0,2 pollici più grande del solito, con un'ottima risoluzione e un'ottima luminosità. Parlando un po' dell'ergonomia, appunto sopra troviamo il selettore MASP, più automatico, e invece una ghiera per decidere gli ISO, o si può mettere in cheek, quindi dati in modo automatico dalla fotocamera. Stessa cosa per i tempi, possiamo decidere i tempi classici, diciamo, posa bulb, eccetera, o se no andare su questa voce in blu che si chiama un terzo di step. Il controllo dei tempi o dei tempi viene dato da questa rotella frontale che lavora appunto a un terzo di step. Sulla rotella posteriore possiamo settare i diaframmi che hanno un piccolo schermino dedicato che ci riporta qui il valore del diaframma che abbiamo selezionato. Questo schermino l'ho trovato un pochino troppo infossato tra le tre ghiere e da qui sì, non si riesce a vedere bene, bisogna proprio andargli sopra per vedere il valore. Un'altra grossa mancanza è un joystick per i punti di messa a fuoco. Si fa con le freccettine diciamo intorno al tasto ok, ma è più scomodo e soprattutto se inquadro con la sinistra andate a vedere che il selettore praticamente viene coperto dal mio naso e per cliccare il pulsante devo spingermi il naso. Non è molto confortevole sulle foto, quindi avrei preferito magari un joystick in questa posizione, un po' più in alto, un po' più a destra. La ghiera che ho trovato utile è quella superiore per sovra e sottoesporre senza dover guardare nel mirino, ma so già che se lavoro ad esempio in P, quindi che fa quasi tutto da sola, io decido il punto di autofocus e l'esposimetro, avere qua l'esposimetro comodo. Ho sentito la mancanza di un tasto per cambiare il tipo di autofocus. C'è un tasto qua davanti che è personalizzabile, si può personalizzare lui per far questo. Il tasto è posizionato bene, una cosa è troppo leggerino, mi è capitato più volte di sfiorarlo dentro per sbaglio nell'inquadrare e non ha una grande consistenza, cioè capita di sfiorarlo per sbaglio e prende il comando. Quindi, sempre parlando di selettori, qui abbiamo un selettore dedicato alla modalità foto, modalità video, quindi abbiamo menu separati, settaggi separati, e bianco e nero. Questo, per me che amo il bianco e nero, lo sapete, chi mi segue sulla pagina Focus Portrait sa che io amo scattare ritratti in bianco e nero. Questo switch, diciamo, mi permette di tenere tutti i settaggi che avevo per le foto, ma scattarla in bianco e nero, quella foto che mi interessa, che visivamente nella mia testa l'ho pensata in bianco e nero, e poi senza mai staccare l'occhio dal mirino ritornare a colori, senza dover andare nel menu, picture style, impostare, eccetera. Chiaramente lavorando sul JPEG, posso sempre scattare errore nel bianco e nero dopo, ma se mi serve la foto pronta subito è comodo. Il tasto di scatto ha un'ergonomia un po' particolare, è molto arretrato, quindi lo preferisco quello un po' più avanti come comodità, è molto arretrato e non mi fa impazzire il feeling che ha, è tutta costruita bene, questa sembra una plastica un po' più cheap, ha una mezza corsa non fantastica, è circondata dal pulsante di accensione, penso il suono dell'otturatore poi una volta schiattato è molto molto bello e molto piacevole. Cose un po' strane che ho trovato, ok, sono in modalità foto, ma se mi capita l'urgenza
esigenza di dover far partire un video, c'è un pulsante dedicato al video, sarebbe comodo cliccarlo e farlo partire, non lo fa. Così come se sono in modalità video, chiaramente devo fare solo video, se clicco il pulsante di scatto dovrebbe partire il video, invece non lo fa. Cioè, questo pulsante va stante in modalità video e questo stante in modalità foto. Avrei preferito un po' più di versatilità. Ad esempio Canon, se sono in modalità foto e clicco qua, scatta, ma se clicco qua inizia a registrare, anche se non sono in modalità video. Comodo, senza risparmiare il tempo dello switch. Connettore USB-C di tipo 3.2 per caricare e trasferire i dati, va benissimo. Troviamo anche ingresso sia di cuffie che di microfono, molto bene. E l'HDMI è di tipo micro. Sportello della batteria un po' cheap, non ha la mollettina. La batteria è buona. Schede di memoria ha doppia scheda, ma una è SD classica, l'altra è micro SD. Insomma, micro SD su una macchina da 2500 euro dà una percezione un po' troppo economica. L'altro grandissimo problema di questa macchina è l'ergonomia, ovvero viene venduta in bundle con questo hand grip della Small Rig, perché altrimenti è inutilizzabile. Non capisco sinceramente perché aver fatto un design con così poco grip su una macchina comunque non è leggerissima, pesa 710 grammi. Senza il suo hand grip che migliora appunto l'impugnatura, io ho la mano grossa, va bene, ma non riesco a tenerla in mano, anche il pulsante di scatto molto arretrato, si fa veramente fatica a tenerla in mano ed è molto scivolosa. Senza hand grip è inutilizzabile, appunto viene regalato praticamente in bundle perché è fondamentale. Chiaramente però aumenta il peso, peggiora l'estetica perché è una cosa avvitata e non a filo corpo, quindi... E sempre parlando di costruzione, anche la cinghietta, bella che è minimal, ma su questa fascia di macchina è troppo leggerina. C'è una cinghietta che mi aspetto da una Nikon di 3100 e non da una ZF. Poco imbottita e troppo morbida, non mi ha fatto impazzire. Altro aspetto che non mi fa impazzire è quando rimuoviamo la lente, il sensore è esposto, come purtroppo anche altri brand, e non viene coperta da una tendina. Per favore, brand, mettete questa chiusura della tendina. Sony c'è arrivata, Canon lo fa. Non è bello avere il sensore così esposto alla polvere se facciamo un cambio lente. Purtroppo abbiamo avuto pochi giorni per poterla provare, ma abbiamo cercato di utilizzarla per fare street a Milano, che comunque il suo look un po' retro ci stava per fare street. E l'abbiamo portata anche in montagna, più o meno zona Orobie, a fare un bel trekking nella neve, condizioni un po' toste, e l'abbiamo un po' stressata. A Milano appunto per fare street ho attivato il riconoscimento dell'occhio, c'erano troppe persone in Duomo e si perdeva via, faceva un po' fatica a agganciare. Sul punto singolo lavora molto bene. Tra l'altro bello che ha un sacco di opzioni di punto, puoi avere punto piccolo, largo, su barra larga, su... ha tantissime funzioni, quindi versatile. Una buona velocità di autofocus e anche abbiamo provato un tracking su un soggetto in movimento e si è comportata bene. Nel campo video mi è piaciuta un pochino meno, nel senso che l'autofocus secondo me è molto lento a agganciare, faceva fatica e faceva fatica a seguire i soggetti. E soprattutto, sempre parlando di video, il 4K diciamo su sensore pieno a 30 frame per secondo, ma se andiamo in 4K a 60 frame per secondo abbiamo un crop di 1,5x. Troppo, veramente troppo, soprattutto su una macchina che ha un costo, diciamo, non entry level, ha già un costo importante. Se vi interessa usarla per fare video, secondo me questa macchina non è adatta a voi. E anche lo stabilizzatore l'ho trovato molto efficace sulle foto, ha lavorato bene, nulla da dire. Sui video trasmette troppo il tremolio della mano, su tante altre macchine il tremolio della mano sparisce camminando, sembra quasi su un gimbal camminandoci. Questa camminando trema molto, non so se è colpa della lente, che questa lente non è stabilizzata e quindi accoppiata non lavora benissimo, ma il sensore lo è, mi aspettavo di più dalla stabilizzazione. Il sensore è appunto un 24 megapixel full frame, veramente un buonissimo livello di tenuta ISO e di recupero delle ombre. Abbiamo provato a fare una foto sotto esposta di 3D, aperto le ombre su Photoshop e alzato l'esposizione e le ombre tengono benissimo, ha recuperato molto molto bene le ombre con pochissima entrata di rumore del recupero ombre. Sulle altre luci secondo me lavora un po' meno bene che sulle ombre. I colori mi piacciono molto, sono molto saturi ma senza essere eccessivi, una buona vividezza e molto rotondi come colori, molto pieni, e anche i contrasti molto belli, ha degli ottimi contrasti, mi sono piaciuti tantissimo. Vi parlavo del settore in bianco e nero, ha un bianco e nero che è stupendo, veramente io scatto in bianco e nero il JPEG e non mi viene voglia di toccare il RAW, è come voglio io un bianco e nero, come piace a me, quindi molto felice dei colori e soprattutto
Forse è una tra le primissime volte che apro un JPEG e apro un RAW e sono esattamente identici. E non mi viene voglia di dover lavorare il JPEG, non mi viene voglia di far troppe modifiche sul RAW, perché il file è sempre pronto, è sempre qui. Si risparmia tempo con questa macchina da quel punto di vista. La lente, secondo me, non è nitidissima, infatti le foto si vede che sono belle, non hanno quella pasta croccante, quel tagliente, ma secondo me questa è colpa di questa lente che non è abbastanza nitida per questo sensore. E anche chiudendo la diaframma, lo sfocato della lente è molto bella, ma non è mai nitidissima. La cosa che più mi ha sorpreso però di questa macchina è la sua velocità d'accensione, cioè dal momento in cui è spenta a giro e pronto a scattare è una tra le più veloci che ho provato, è veramente fulminea. I menu sono un pochino incasinati, troppe voci, alcune non spiegate bene. Bilanciamento del bianco automatico, ci sono tre tipi di bilanciamento del bianco automatico e non sono benissimo spiegati, bisogna prendere il manuale per capirla. E io sono dell'idea, se devo leggere un manuale per capire un prodotto vuol dire che non è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista UX experience. Qua serve il manuale, anche semplicemente JPEG o RAW a parità di RAW fine, due livelli di RAW fine, RAW fine e RAW fine stellina, e non è spiegato, poi andando a cercare il manuale capisci che è il grado di compressione, però insomma hanno aggiunto troppe voci, troppe funzioni o tradotte male o superflue secondo me. È una macchina sicuramente buona, divertente da usare, piacevole, non adatta se si fa anche video, se siete un utente ibrido foto e video o se fate foto sportive, perché se fate foto sportive avete un tele, questo grip non va bene. I video appunto abbiamo detto il discorso del crop, va bene se vi piace appunto questo look retro, però ormai secondo me anche questo voler assolutamente tenere questo look appunto vintage è un po' una moda che però non ha un reale vantaggio. Ci siamo evoluti, qual è l'utilità di dover tornare alle ghiere? A cosa mi serve davvero? Cosa mi porta in più nell'utilità di tutti i giorni di una fotocamera? Per me la fotocamera deve essere un mezzo in cui non penso allo strumento ma penso al risultato. Non mi devo distrarre con troppe funzioni, troppi menu, troppe ghiere da girare. Deve essere essenziale quelle cose al posto giusto dove servono. Voler costantemente dover cercare di tornare a questo look retro non ne capisco l'utilità. Piuttosto che spendere tempo e risorse volendo fare una cosa vecchia, investitene in voler fare una cosa moderna e svecchiare, cambiare radicalmente i menu, le impostazioni, i settaggi, le funzionalità. Ok, ci può stare che un fotografo che ha sempre scattato con la Nikon F a pellicola piaccia avere lo stesso feeling. Oggettivamente, a cosa serve questo look? Fatecelo sapere nei commenti se la pensate come noi oppure se apprezzate tantissimo e amate questo design. Vi ricordiamo che un like e un iscriviti al canale sono sempre apprezzati. Grazie per aver visto il video fino a questo punto. Un saluto da Focus.